notizie in chiaroscuro dall'Emilia terremotata. Continua a ridursi la zona rossa di Mirandola. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, altre aree del centro storico sono state messe in sicurezza. Intanto, dopo aver sospeso il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas nei comuni colpiti dal sisma del 20 maggio, l'autorità per l'energia ha fissato la data del 20 novembre prossimo per il pagamento delle fatture. E poi ci sono i sopralluoghi della protezione civile. Ultimate le verifiche in Lombardia e Veneto, 35.300 edifici sono stati controllati in Emilia. Immediatamente agibili al 36%, un altro 22% lo sarà presto. Ma è difficile tornare alla normalità. Solo nel cratere del Reggiano sono ancora una cinquantina i campi autogestiti, allestiti nei pressi delle case, e almeno 1.500 le persone in tenda, assistite da volontari giunti da tutta Italia, dalla Caritas e dalle parrocchie. E mentre si è in attesa di strumenti legislativi adeguati e di una legge quadro, i cittadini si organizzano, chiedono bandi per gare d'appalto chiavi in mano, acquistando materiali di bioedilizia ed utilizzando imprese ed operai locali. I comitati, dagli incamminati insieme dopo il terremoto a Sisma.12, si riuniscono in assemblea e propongono albi per tecnici volontari che predispongano le perizie giurate necessarie per avviare i primi interventi e che percepiranno compenso al risarcimento approvato.